Ciao! Era da un anno che ti aspettavo. Io sono Luke e oggi insieme a Fra vi parleremo di un evento enorme che sta per accadere su Fortnite. E anche se la data non è ancora sicura al 100%, sappiamo che accadrà prestissimo. Ringrazio i nostri amici di Fortnite Leaks che ci hanno passato tutte le informazioni e vi dico che se non vi sembrano vere, quindi volete proprio la conferma, oppure se volete vedere altri leak di Fortnite o tutte le notizie insomma in tempo reale, vi consiglio di passare da loro, li troverete qua sotto in descrizione. Mi raccomando però, lascia un bel mi piace ed iscriviti al canale per non perderti tutti i video super fighissimi che stanno per arrivare. Tra l'altro, vi devo dire una cosa, poco fa stavo parlando con mio zio giù mentre mangiavo e mi ha detto che se ti iscrivi al canale trovi uno scaracca leggendario nella prossima cesta che vai ad aprire. E io di mio zio mi fido. E perché non fidarsi? Iniziamo dal primissimo leak, che secondo i nostri amici di Fortnite Leaks deriva proprio da un impiegato dall'Epic Games. Questa premessa non ci piace tantissimo perché abbiamo visto un sacco di volte che quando uno dice era un impiegato dell'Epic Games che è stato licenziato e quindi vuole vendicarsi e tutte quelle robe lì, sappiamo che per il 99,9% delle volte è una bufala. Ma questa volta ci sono un po' di cose diverse dal solito, perché? Le vedrete tra pochissimo, ci sono alcune cose che si collegano effettivamente tra ciò che c'è scritto nei file di gioco e ciò che ci dice questa persona qui, che di sicuro non sarà un impiegato dell'Epic, ma magari, non so, ha azzeccato qualche teoria. Io ve le dico subito. Qualche ora fa un impiegato di Epic Games ha postato alcuni cambiamenti che verranno apportati presto alla mappa di Fortnite. Le fratture presenti sopra la mappa collasseranno tutte, creando una scossa elettromagnetica, rendendo la mappa apocalittica prima della Season 6 con un evento live, come accadde per il razzo. Le zone più al centro della mappa, come Tilted Towers, pinnacoli pendenti e sprofondo stantio, saranno distrutte ed otterranno nuovi nomi come nel caso di pinnacoli, che diventerà per esempio Apocalyptic Apartments, ossia probabilmente appartamenti apocalittici. Non so se questa cosa è vera o no, ma sembrerebbe una figata. Vi ricordiamo che per quanto questi leak vengano da un presunto impiegato di Epic Games, appunto, come dicono i nostri amici, è presunto, non sono state annunciate ufficialmente, quindi potrebbero rivelarsi false. Potrebbero rivelarsi false, sì, però io spero che si avverino. E non so come mai proprio l'ambientazione apocalittica a me piace troppo, ragazzi. Immaginatevi la spaccatura che si rompe. I mondi si combinano, succedono le cose distruttive, esplode tutto e abbiamo il mondo tutto post-apocalittico, come proprio in stile... Non mi ricordo, ragazzi, c'era un gioco che era tutto post-apocalittico, tipo di 5-6 anni fa. Scrivetemelo nei commenti voi che siete veri esperti, che io non me lo ricordo più. Comunque, in generale, sembra una storia abbastanza plausibile. E fin qui potrebbe sembrare una normalissima teoria. Però... I nostri amici di Fortnite Leaks hanno scavato all'interno dei file di gioco per trovare una data del collasso delle fratture e una conseguenza di questo collasso. E ci scrivono. Nei file di gioco è stato trovato un altro evento che si dovrebbe verificare il 24 agosto alle 10 del mattino. E dovrebbe riguardare i portali. Ragazzi miei, la mappa verrà distrutta. La mappa verrà distrutta. Quello che il presunto impiegato della Epic aveva detto è vero. Infatti, nei file di gioco abbiamo trovato delle stringhe che parlano di un impatto e in seguito la visuale tremerà. Quindi molto probabilmente ci sarà un terremoto. Ragazzi, sono proprio curioso di vedere secondo voi cosa succederà alla mappa di Fortnite. Quindi vi chiedo di scrivermelo per il commento ignorante. Cosa? Non c'è niente di ignorante in questo? Nel commento ignorante dovrete scrivermelo senza usare la punteggiatura. E so che tanti non lo usano già comunque, però loro sono stupidi. Noi saremo ignoranti invece. Quindi fatemi ridere un po' senza punteggiatura. Ma tanto oggi, dopo l'aggiornamento di Fortnite, sicuramente avremo qualche indizio in più. Quindi possiamo stare belli che tranquilli. Io ve lo giuro, ragazzi, non vedo l'ora che si ripeta un evento come quello della scorsa season del razzo. Io per quell'evento sono stato tipo wow e non vedo l'ora che si ripeta.
Mi piacerebbe farci anche una live, magari. Voi che dite? Per ora devo dirvi solamente una cosa importantissima, ovvero che in questo momento sono in live su Twitch e vi sto aspettando, ragazzi, perché sto facendo un sub day davvero incredibile. Quindi, volete fare una partita con me? Passate dentro, trovate il link in descrizione. Mi raccomando, vi aspetto. Vedi che però io sono anche scemo, perché mi dimentico le cose. Ho la memoria a breve termine peggio di quella di Dory. E quindi, non fate come me, prendete in mano un cacchio di calendario, così scrivete Shikokujin sotto settembre, praticamente una domenica sì, una domenica no. Perché? Perché, ragazzi miei, cominciano i sub day qui su YouTube. Oh sì, cominciano le live qui su YouTube, in cui giocherò con voi, con gli abbonati qui, sponsor. E ce ne saranno veramente delle belle, ragazzi. E più saremo, più sub day ci saranno. Quindi è tutto nelle vostre mani. Io sono carico come una mina, non vedo l'ora di cominciare. Voi non avete idea di quante cose ho in testa. Siete pronti? E niente ragazzi, il video termina qui. Io vi ringrazio tantissimo per i 116.000 iscritti. E niente, vi dico solo che in posta oggi mi è arrivato qualcosa di molto molto particolare. E non vi dirò altro, tra un po' di giorni uscirà il video. Io vi ringrazio tantissimo per averci seguiti fino a questo momento del video. E vi ricordo di seguirci su Instagram e su Twitch, dove c'è Fra che è sempre in live. E per ora non posso fare altro che salutarvi e ringraziarvi, perché noi come al solito ci becchiamo al prossimo video. Bella.